E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, vi andrò a spiegare quali sono le meccaniche del primo step del nuovo raid, l'ultimo desiderio, e come uccidere quindi Callie, la corrotta. Partiamo subito dalla mappa. Innanzitutto questa è composta da una sezione centrale che è molto simile al pozzo cieco. Per intenderci è quella dove all'inizio dello step troveremo Callie. Questa parte centrale sarà divisa in tre sezioni, sopra il quale vedremo tre coppie di simboli. Quindi due a destra, due a sinistra e due al centro. Premetto che i simboli cambieranno ogni volta che affronterete la sfida. Questi tre simboli sono gli stessi che vedrete diffusi in giro per la mappa. Infatti la parte esterna della mappa è divisa anch'essa in tre sezioni, ognuna con tre piastre, quindi avremo tre piastre a destra, tre piastre a sinistra e tre piastre al centro. Su ogni piastra sarà presente un simbolo. Queste sono però 9 invece che 6, perché i simboli presenti in tutta la mappa sono 4. Noi li chiamiamo O, U, 8 ed S. La presenza di 4 simboli invece che 3 è causata dal fatto che uno di questi serve solamente a confonderci. Dovremmo quindi prendere in considerazione solamente i 3 simboli che vediamo al centro della mappa. Una volta spawnati quindi tutti i membri del team dovranno guardare quali dei 4 simboli si presentano al centro e di conseguenza distribuirsi sulle piastre. Ognuno dovrà avere una piastra e dovete stare attenti che il simbolo sia presente al centro. Quindi per intenderci, se al centro compaiono S, O e U, due guardiani andranno su due piastre con la S, due guardiani andranno su due piastre con la O e due guardiani andranno su due piastre con la U. Una volta che ognuno sarà posizionato davanti alla sua piastra, salite e lo step inizierà. L'obiettivo dello step è rimanere il più possibile su una piastra, questo perché dopo un po' comparirà un cavaliere, che dovremo ovviamente uccidere. Una volta che avremo ucciso tutti quanti un cavaliere, quindi che ne avremo uccisi un totale di 6, dovremo ritrovarci tutti quanti al centro e leggeremo che Callie concepisce un'arma. In questa fase potremo fare effettivamente danno al boss. Questa comparirà al centro della mappa in una delle tre sezioni, per intenderci in mezzo ai due simboli. Quando leggeremo in chat che Callie si prepara a brandire l'arma, dovremo smettere assolutamente di fare danno e stare attenti alle porticine che si trovano sotto di lei. Infatti 6 di queste porticine si apriranno e ogni guardiano dovrà entrare in una di queste. Una volta entrati in queste porticine, queste si chiuderanno. Callie causerà una grandissima esplosione che però non ci toccherà se siamo appunto dentro le porticine e queste poi si riapriranno. Ci tengo a precisare che in ogni porticina ci deve essere un numero massimo di un guardiano. Questo perché se entrerete in due la porticina non si chiuderà e quindi morirete. Una volta riaperte le porticine, Callie cambierà il lato della mappa. Si ripreparerà a concepire l'arma, dovremo rifargli danno e come al solito, quando si preparerà a brandirla, dovremo entrare nelle porticine. Questo si ripeterà per 3 volte, quindi una volta per ogni lato della mappa. Una volta completato ciò, se Callie non sarà morta, dovremo ricominciare il giro dalle piastre. Quindi ognuno andrà su una piastra e bisognerà rimanerci finché il cavaliere spawna. In tutto questo però interferiscono alcune difficoltà. Come già detto, solo 3 dei 4 simboli sono validi e quindi si presentano al centro della mappa. Nel caso in cui un giocatore andasse su una piastra con il simbolo sbagliato, quindi con il quarto simbolo che non si presenta, e uccidesse il cavaliere, al centro della mappa comparirebbe un orco che è a circa 580 di luce, quindi decisamente oltre alla luce normale che dovrebbe essere il raid. Questo significa che avete sbagliato e che quindi dovrete wipeare. Un consiglio che vi posso dare: sulla destra trovate un pozzo in cui semplicemente buttandoci morirete, e quindi è molto comodo per wipeare. Inoltre, ogni piastra è divisa in 3 sezioni. In 2 di queste 3 sezioni comparirà una piega corrotta. Voi dovrete rimanere nella sezione vuota, nella sezione pulita. Questo perché dopo poco le piaghe esploderanno e se sarete nella sezione sbagliata morirete. Questo procedimento si ripeterà per circa 4 volte finché non spawnerà il cavaliere. Ogni volta però le piaghe cambieranno sezione. Dovrete quindi stare attenti a rimanere sempre in quella pulita. Inoltre arriveranno da voi molti schiavi. Dovrete quindi fare attenzione nello scappare dagli schiavi, uno a non uscire dalla piastra e due a non andare a invadere una sezione corrotta. Perché se entrerete anche di pochissimo in una sezione sbagliata e la piaga esploderà, morirete. Potrebbe capitare inoltre che in alcune di queste piastre arrivi direttamente Callie. Questa cercherà di farvi danno con un attacco combinato. Prima genererà un incantesimo sul pavimento che vi farà saltare in aria e poi vi colperà con un'onda d'urto. Essenzialmente per schivarlo dovrete spostarvi dall'incantesimo circolare che vedete crearsi sul pavimento, perché una volta che vi avrà fatto saltare in aria non riuscirete a spostarvi e quindi l'onda d'urto la subirete per forza. Inoltre dopo la fase di danno, quindi quando si apriranno le porte, dovete stare attenti ad entrare in quelle che sono sotto Callie.
Questo perché le altre non si chiuderanno. Quindi per esempio, se abbiamo già fatto un giro di danno e quindi una sezione delle porte rimane aperta e Callie ovviamente si sposterà, dovremmo entrare solamente nelle porte che si trovano sotto di lei, perché appunto quelle della sezione che abbiamo già completato non si chiuderanno. Inoltre in questa fase si apriranno X porte in base a quanti cavalieri avete fatto. Quindi se non riuscite a fare 6 cavalieri, wipeate direttamente, perché altrimenti uno morirà. L'ultima difficoltà è quella che una volta finita la fase di danno i simboli cambieranno, sia quelli al centro sia quelli sulle piastre. Quindi per comodità vi consiglio di dividervi in sezioni, quindi 2 guardiani saranno a destra, 2 a sinistra e 2 al centro. Questo perché in linea di massima per ogni sezione ci saranno 2 piastre valide. Potrebbe capitare che in una sezione ce ne sia solo una e che in un'altra ce ne siano 3, ma dividendovi le zone gli spostamenti saranno molto più rapidi e ci sarà meno confusione. Passiamo ora ai consigli che vi posso dare per completare questa fase al meglio e gli equipaggiamenti che potrete usare. Innanzitutto state attenti, perché finita la fase di danno le piastre si attiveranno subito. Proprio per questo la divisione dei guardiani è abbastanza importante. In questo modo riuscirete a spostarvi più velocemente e a non perdere tempo. Per quanto riguarda gli schiavi, se siete a luce abbastanza bassa vi consiglio di utilizzare una mitraglietta o un automatico in modo da fargli danno, e al massimo, se proprio vi arrivano addosso, shottarli con il corpo a corpo. Se vedete che sono parecchi, saltate, tirate una granata e dovreste ripulire tutto quanto. Mi raccomando però, state attenti quando scappate dagli schiavi a non invadere le sezioni corrotte. Se qualcuno durante la fase delle piastre inoltre muore, prima completate il vostro cavaliere, uccidetelo quindi, e poi andate a rianimarlo. Il tempo non vi preoccupate che ce l'avete, perché una volta morto il primo guardiano avrete 2 minuti prima di morire tutti. Contro il cavaliere è molto utile il pompa del protocollo o comunque un qualsiasi pompa che faccia tanto danno. Noi che eravamo a luce abbastanza bassa utilizzavamo le super sui cavalieri, perché questi ci shottavano direttamente, e le pesanti su Callie. Una volta che avrete ucciso il vostro cavaliere inoltre, potrebbe essere che qualcuno si trovi in difficoltà, sia perché potrebbe non aver ancora evocato il cavaliere, sia perché questo potrebbe fare addirittura troppo danno. In questo caso, appena finite di uccidere il cavaliere, dite "ho finito, comunque completato", e chi si trova in difficoltà dica il suo nick, in modo tale che potete andarlo ad aiutare velocemente. Contro Callie sono molto utili il simulatore, il sussurro e la pozza grande dello stregone, quella che è al contempo curativa e amplificativa. Inoltre, quando si apriranno le porte, quindi Callie si preparerà a brandire l'arma, vi consiglio di dividervi in 3 sopra e 3 sotto. Questo perché potrebbe capitare che vi confondiate e che vi ritroviate in 2 nella stessa porta. In questo modo, se 3 dei guardiani saliranno sulla parte superiore, sarà difficile ritrovarsi in più nella stessa porta. Inoltre, quando questi si apriranno, troverete molti psionici al centro della mappa. Consiglio quindi un cacciatore con le bighe, che in questo momento tiri una freccia in modo tale da fare sfere per tutti quanti, da utilizzare poi contro i cavalieri oppure addirittura contro Callie. Detto questo ragazzi, questa era la guida su come completare la prima fase del raid L'Ultimo Desiderio. Io direi che se il video vi è stato utile lasciate like, commentate e condividetelo di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la trallissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione anche dal bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! E io sono Gauda, e la tua luce è mia.